Ok, è uscito il trailer. Vogliamo vederci il trailer ufficiale di Dead Space? Dai, manda che lo. È uscito 28 minuti fa, quindi nessuno l'ha visto ancora. Ma intendi dire Callisto Protocol o Dead Space? Dead Space. Isaac Clark. What have you got, Isaac? Got the Ishimura's in the red. Engines, hull, the trams. Can you handle it alone? Fix the centrifuge. Get the fuel running. Non dà un'idea di gioco nuovissimo. This is Senior Medical Officer Nicole Brennan. Insomma, cioè. Cioè non è, non è scoppiettante come Callisto Protocol. Beh, però non sembra neanche un gioco di un'altra epoca, cioè. No, però se penso a Dead Space 3, quando è uscito Dead Space 3 era molto più impattante di quanto è impattante questo adesso, questo intendo. Sì, dipende anche dal dall'epoca. Saltare, ma puoi volare. Bello, cazzo, che bella questa struttura. Oh, è molto interessante. Humanity will be made whole, Mr. Clark. With or without you? Isaac, it's me. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. Nicole? Comunque, boh, tanta roba. Beh sì, no, sembra interessante comunque per come è strutturato, come, cioè come, struttura, come si è presentato, ecco. Ho visto delle cose interessanti che se funzionassero, magari rimettere le parti che saltano dei video, nei videogiochi e che sono effettivamente utili in quello che, cioè se fanno saltare una gamba comincia a strisciare il mostro. Se fanno una cosa fatta per bene, finalmente potrebbe essere una cosa caruccia. Me lo vedo dai tempi degli zombie, praticamente. Allora, ragazzi, c'è un messaggio sul Twitter di CD Projekt Red di 4 minuti fa. Cyberpunk 2077 Orion. Orion. Questo ve l'avevo messo in chat privata, per questo commento che ci hanno segnalato. È prossimo Cyberpunk, il prossimo gioco di Cyberpunk si chiamerà Orion. Witcher Sirius. Ma perché tutti insieme hanno cagato fuori sta sì, roba? Sì, esatto, 12 minuti fa, 12 minuti fa, 7 minuti fa. Una nuova IP. Oh, dai, CD Projekt, che ci riprendiamo quello che è nostro. Ma tu, cioè, ce l'hai ancora soldi. I soldi investiti? Oppure... Sì, io non ho tirato fuori niente. Non ho manco fatto. Quindi non si molla un cazzo, bravo. E non ho manco rifatto Double Down, cioè non ho nemmeno reinvestito. Cosa che adesso schizzeranno alle stelle con queste robe qua. Cioè le stelle, sarà dando del 20% massimo. Parte una nuova IP, un progetto The Witcher Series che sarà il The Witcher 4 fondamentalmente, a meno che non se ne escono con un remake. Dopo The Witcher 3 che fai? The Witcher 4, riparti da zero, fai prima. In multiplayer gameplay on top of a single player experience including a campaign with quests and story. Quindi The Witcher diventa multiplayer. Ma da quando è che si sono messi a fare multiplayer come se piovesse questo? Perché gli viene bene, gli sono venuti sempre benissimo e allora ci stanno puntando. Ma non hanno mai quando hanno fatto un multiplayer? Uno c'è prova, ma quando mai? Qual è il progetto multiplayer di CD Projekt?
Una volta hanno fatto una partita D&D sotto COVID. Mai fatto uno. No, non l'hanno mai fatto. Mi sembra troppa cazzo di roba e secondo me è tutta roba anticipata di 15 anni. Cioè... No, allora, è una manovra di marketing. Questi hanno fatto così, hanno detto sta roba. Ok, è il nostro momento, grazie a Edge Runner. Hanno fatto una statuetta di David, che è il protagonista di Edge Runner, e stanno facendo tutti quanti così. Ha detto questo è il nostro momento, adesso spariamo tutte le pallottole per rialzare l'attenzione. È così che sta andando. Il whisky che ha fatto più danni che altro si dimette e dice vabbè, inizio un capitolo personale. Cagano fuori The Witcher, chiamano Sirius un progetto nuovo, no EP, e Cyberpunk 2077. Hanno detto mo o spariamo tutto adesso e ci riprendiamo un attimo di punti in borsa, altrimenti qua tiriamo le cuoia.